Salve gente, ho appena finito, cioè sto registrando il video che avete già visto sulla mia tipica giornata da una parte creator, una parte scrittura, lavoratura. Allora, oggi parliamo di una cosa un po' old style di questo canale, la tecnologia, perché tra pochissimo arrivano i nuovi iPhone. Oggi, in questo video, per ora parliamo solo di iPhone 15, 15 Pro, 15 Plus, 15 Ultra. Ho qui davanti il mio file sull'iPad, che non vi farò vedere perché semplicemente se io sposto la camera, se vi faccio una bella foto. Voi siete belli. Modelli base, iPhone 15, iPhone 15 Plus, uno da 6.1, da 6.7, esattamente come lo scorso anno. Wow, scioccante. Nuovi colori, oltre abbiamo il mezzanotte, il galassia, il rosso, vediamo come sarà il rosso, perché ogni anno cambia il rosso, speriamo sia un rosso bello, tipo quello di iPhone 13. Poi abbiamo tre nuovi colori. Tre. Che culo. Uno un nuovo giallo. Anche se c'è già stato quest'anno il giallo, ma boh, dicono ci sia un giallo, io mi fido. Non vado a contestare i leaker. Un nuovo celestino, molto saturato, molto chiaro, molto quello di iPhone XR, ma alza la saturazione di iPhone XR. E più un fucsia, anche lui super saturato, un bel proprio Barbie. Hanno proprio immaginato, sì, quest'anno è uscito Barbie, la gente vuole l'iPhone fucsia. Poi andiamo alla parte succosa, effettivamente. Perché da questi colori mi contorco stranamente, perché poi io un discorso concreto non riesco mai a farlo, ma si parla. Oh, stasera fa un rumore. Vi sorbite tutto il video con la sedia che fa. Stavo dicendo, USB-C. Arriva la USB-C per il regolamento UE, perché sennò l'iPhone non lo vendono in Unione Europea. Figo, quindi arriva la USB-C con i nuovi cavi, perché dicono ci siano i cavi colorati. Sono uscite le foto dei cavi intrecciati che vedete ora a schermo, ma io non ci credo. Ma io l'ho sincronizzato l'audio, fammi un attimo. Questi cavi che sono usciti, immagina schermo, io secondo me sono più di un iPad mini o di un accessori per i Mac, perché ne parleremo poi nel video dedicato ad altra roba che non so quando uscirà, sicuramente prima dell'evento. Magari quando annuncio un evento faccio un video dedicato a quello, perché sull'iPhone lo sto facendo ora. Quindi sono usciti questi cavettini colorati che fanno dedurre, saranno abbinati per colore. Secondo me no, semplicemente sono i cavi per i nuovi accessori del Mac, perché non penso arrivino i cavi intrecciati e colorati sull'iPhone da un metro e mezzo. Mi farebbe strano, mi farebbe molto molto strano. Non sarebbe da Apple, secondo me. Magari gli sticker, ma che di no, non hanno mai fatto gli sticker colorati per l'iPhone, che palle. Però i cavi di qualsiasi cavo avremo quest'anno sull'iPhone, almeno di base, saranno limitati a una velocità USB 2.0. Però sugli iPhone Pro arriva la Thunderbolt. Fotocamere saranno derivanti da lui, ovvero ce ne saranno solo due comunque. Le fotocamere, la wide e la ultra wide. La wide da 48 megapixel, ma non con una qualità un po' croppata, ovvero non pari a quella di iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Va bene, va bene Apple, fai tu, tanto qui stiamo tutti dietro a te, ovviamente, sia mai che qualcuno venga a dire. Questo nuovo iPhone, lo schermo sarà sempre lui, non ci saranno diminuzioni dei bordi come sui modelli Pro, ne parliamo dopo, ma arriva la Dynamic Island. E io qui bestemmio, perché la Dynamic Island ha un sacco di animazioni, molto fighe. Su questo iPhone io adoro le animazioni della Dynamic Island, va bene? Ma perché sono fighe le animazioni? Perché sono a 120 Hz Apple, te lo devo spiegare io? No, ce la fai ad arrivarci. Quindi su iPhone da 1029 € sarà il 14, il 15 come il 14, perché almeno quello non dovrebbe fortunatamente alzare, bene? E tu davvero vuoi darmi un 60 Hz su un telefono che vale tutti quei soldi? Però mi metti la Dynamic Island. Non ha senso. Proprio non sono due cose che possono stare correlate. Arriva il processore A16 Bionic, lo stesso che c'è su iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Bene, quindi, cosa arriva quest'anno? Cosa eliminiamo quest'anno dall'iPhone? Come ogni anno, perché c'è da eliminare qualcosa. Già qualche anno fa hanno tolto il 3D Touch.
una delle cose più belle che ci fossero su iPhone. No, eliminiamolo, bravi, così si fa. No, quest'anno eliminò una delle cose che ha reso caratteristico l'iPhone, che si trova qua in alto e che tra l'altro nuova funzione, non è neanche comoda come posizione. Action button, un pulsante personalizzabile al posto dello switch del silenzioso. Sul Pro Max, che sarà Ultra, e comunque anche sul 15 Plus, perché ora stiamo parlando di modelli base, qua io non ci arrivo a premere, una persona normale non ci arriva a premere il tasto. È scomodo il tasto qua. Lascia lo switch e metti un altro tasto. Oppure, sai, 3 anni fa, quando era qualche WWDC UFA, hanno introdotto il triplo tap qua dietro. Nessuno l'ha usato. Non ha spopolato, quindi ho detto va bene, facciamo un'altra maniera. Avrà un sacco di funzioni, certo, puoi aprire la fotocamera, puoi anche lasciare il silenzioso o non silenzioso, ma non sai col silenzioso se è silenzioso. Lì vai a tatto, è fantastico lo switch del silenzioso, perché me lo devi togliere. Poi parliamo un attimo della novità che potrebbe svoltare in effetti il mondo della telefonia. Non ci avevo pensato, ma più le persone nei video hanno detto, più ho detto eh sì, in effetti, delle nuove tipologie di batteria. Sempre al litio, perché i bambini per il litio servono, ragazzi, le basi. Però dovrebbero contenere più... dovrebbero essere più dense di energia. Fino a un 15% in più. Figo. E soprattutto dovrebbero essere ottimizzate. Quindi quest'anno la batteria dei iPhone 14... tutta la linea dei iPhone 14 è stato un disastro. Sia a livello di durata giornaliera... molto peggio di iPhone 12 Pro Max, cioè nel caso mio iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, da quello che so, perché quelli non li ho provati. Soprattutto anche l'Horizon ha dato problemi, quindi durata della batteria, che c'è gente che dopo un anno è già con la stato batteria al 90%, vergognoso. Quindi questi problemi saranno risolti, inoltre un riscaldamento minore con queste nuove batterie, anche se dovrebbero essere più energivore e soprattutto... carica maggiore, fino a 35 watt al posto di 27 che raggiunge quest'anno. Apple aveva voglia... Ehi, hey Apple, per caso hai voglia di imitare quel fantastico telefono chiamato Samsung Galaxy Note 7? Informazioni generali fra un iPhone normale e un iPhone Pro. Quest'anno non dovremmo avere le cover in pelle. Perché poveri gli animali, ma i bambini che fanno il litio no, loro servono. Purtroppo io sono molto fan delle cover in pelle, magari non in estate, ma quest'inverno ho usato la cover in pelle verde, una figata, una assurda figata, comprata in New York. Non protegge tantissimo, ma davvero bella. Ce l'avevo anche per il tennis, la cover in pelle, ci ho avuto un po' di cover in pelle e devo dire tanta roba, quindi un po' mi dispiacerebbe, ma non penso. Soprattutto perché ci sono anche tanti cinturini Apple Watch in pelle, come quello che ho addosso. Questo qua verde che è fighissimo, lo adoro, il bellissimo. Quest'anno, oltre alla lineup iPhone 15, usciranno altri due iPhone 14 Plus. Perché? Perché mettono la USB-C anche lì, semplice, poi non cambia niente, cioè lo stesso iPhone, solo che ci aggiungono la USB-C. Quindi la gente vorrà tipo su eBay o sui siti dell'usato, anche per i ricondizionati ci sanno. Venderanno gli iPhone 14 con Lightning e 14 con la USB-C. Bellissimo per il pubblico generalista che vuole solo comprarsi un telefono. Io penso ogni tanto, cioè, gli vengono proprio... Che capisco per il regolamento dell'Unione Europea. Però... è un bel casino. Cioè, è un bel parecchio casino. Anzi, foto a copertina. Altre cose? Iscriviti a questo canale se sto facendo tipo dei vlog, dai, che cazzo. Modelli Pro. Abbiamo un'altra morte storica. Ci stiamo divertendo un casino. Quest'anno proprio vogliono far morire qualsiasi cosa. Dopo lo switch del silenzioso, anche il colore oro per il suo 10° anniversario. iPhone 2013, iPhone 5S, 2014, 6. iPhone 8 oro, bellissimo. 2018 iPhone XS oro. E uno dei telefoni più belli che abbiamo mai avuto. Anzi, il telefono più bello che abbiamo mai avuto. 2022, iPhone 14 Pro, oro, ultimo iPhone oro. Però abbiamo 4 nuove colorazioni, anzi no, 2 nuove colorazioni, anzi una nuova colorazione, perché una si era già vista, praticamente uguale. Abbiamo il silver, il nero,
il color titanio. Che figata, questo è quello nuovo che sostituisce l'oro, quindi penso ce lo porteranno avanti per un po' di anni, perché quest'anno le cornici dell'iPhone Pro, non l'ho detto, ma saranno in titanio al posto che in acciaio inossidabile, molto 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 meglio. Magari lo alleggeriscono anche un po' e cambiano con il con la batteria. Sono un genio, nessuno ci aveva mai pensato, lo so. E un blu, tipo quello dark blu, un po' più scuro magari di quello di iPhone 12, di iPhone 12 Pro, che a me piaceva un casino, uno dei... Quell'anno non avevo tanto quel colore, ma era bellissimo, ho capito perché alla gente non piacesse così tanto, a me piaceva un casino. Finalmente, primo anno in cui comprei tutti e quattro i colori di iPhone. Ma non ne comprerò neanche uno, penso che quest'anno mi tengo col mio 14 Pro, magari... Non lo so, ragazzi, le finanze personali, le finanze mancano, non mi lamento del mio iPhone Pro, ovviamente farei per YouTube qualsiasi cosa, è sempre meglio, ma non ci si lamenta mai, ma poi con cose del genere ti vuoi lamentare, davvero, no. USB-C anche qua, partirà da 256 giga al posto del 128 e dovrebbe arrivare a 2 tera. Quando è uscito il MacBook Pro M1, non c'era il MacBook Pro M1 da 2 tera, ma l'iPhone 15 Pro Max ultra potentissimo, lui sì, avrà 2 tera. Chi fa un video al giorno parlando di Apple o di tech, ci sono dei titoli che ovviamente non può usare perché sono quei classici titoli. Apple mi ha fatto arrabbiare, Apple di A, che uno, cioè, sono noiosi, quindi te li devi tenere bene. Invece io che non faccio praticamente più tech, sono in questi casi. Oggi questo video posso davvero far chiamare Apple mi fa arrabbiare. Cazzo, sì, mi fa arrabbiare tantissimo. USB-C anche qua, Thunderbolt, dicono. Ok, da questo punto del video c'è solo l'audio. Una botta, cioè, mai... Ma vi tenete l'audio, ho puntato con le immagini, con tutto. Quindi questo modello ultra, perché avrà anche la camera periscopica, perché vuoi differenziare l'iPhone più grande e l'iPhone più piccolo? Ovvio. Cretini. Io dico, no? Se a me piace l'iPhone più piccolo, perché devo, per avere le funzioni massime, avere quello più grosso? Perché non ci sta la periscopica nell'iPhone Pro. Lo so, anche a me dispiace tantissimo. Perché io non capisco proprio il fare la differenziazione fra il modello più piccolo e il modello più grande. Il top di gamma. Già che almeno Apple ce l'ha comunque il top di gamma, pare. Vero Samsung, il tuo S23 Ultra solo da 6.9 pollici, ma da 6... Ah, le cornici più sottili ci sono quest'anno, che bello. No, sembra davvero figo, a parte gli scherzi. È quella novità che ogni anno... L'evento dovrebbe essere il 12, massimo il 13. Gli iPhone dovrebbero arrivare il 22. Tranne... No. Si dice o iPhone Ultra e iPhone Plus o iPhone Pro e iPhone Ultra. Dovrebbe arrivare tipo 3 settimane dopo, ottobre. Come è successo nel 2020? Wow, vedi che avete una buona memoria? Complimenti. Quindi... Se vorrò fare un video unboxing dell'Ultra, anche se poi non me lo... Cioè, se qualcuno vuole... Ma se qualcuno prende l'Ultra alle 1, me lo scrive che facciamo un unboxing. Cioè... E comunque c'ho più tempo per organizzarmi e fare il tutto. Che figo. Quindi, signori, questi 20 minuti per me... Più... Non quanti sono? Quasi 30 minuti sono passati per me. Sono stanco. Vado a farmi un bagno, basta. Cioè... Non ne posso più. Iscriviti a questo canale, che ti devo dire?